Benvenuto al live della quarta settimana di maggio che ho deciso di intitolare VAC in Dio, che non vuole essere una specie di bestemmia o di ingiuria o di imprecazione, no? Ma prende l'acronimo della sigla VAC, W-A-C, che è un'iniziativa secondo me molto interessante e con un potenziale reale che può contrastare il non senso che ci sta attanagliando in maniera così disumana da una decina d'anni a questa parte e del quale sembra che non ci sia soluzione reale che possa venirsi in aiuto, no? Siamo coscienti e sembra che non possiamo fare altro che accettare questo essere strozzati da una esigenza calata dall'alto verso la quale noi non possiamo dire no, fermati, no? Questa cosa può essere fatta anche non solo individualmente, cosa di cui mi posso ritenere fortunato perché riesco a vivermela così, individualmente sono libero da tutte quelle menzogne che mi vogliono portare via la vita. E questo fa bene a me, no? E basta e avanza per me, no? Però vedo che vivendo in questo mondo e essendo questa consapevolezza unita alla coscienza, in grado di capire che devi fare quello che puoi per contrastare il non senso. Perché se c'è qualche cosa che ogni essere umano può fare per dire al non senso no, tu non hai senso e non la fa, è gravissimo umanamente. Vuol dire che tu non sei un essere umano, sei una larva di un essere umano, sei un abusivo in un corpo umano e stai facendo delle cose mostruose. Siccome credo che nel mondo la maggioranza sia messa così, sia mostruosa, e mi dispiace ammetterlo, perché io ero convinto del contrario, ero convinto quando ero un ragazzino che la maggioranza delle persone fosse buona e una piccola minoranza fosse cattiva. E parlando con il mio insegnante di allora di educazione artistica, Sergio Agostini, lui mi disse che in realtà era il contrario, no? Era il contrario. E io lo contestai e dissi no, non è vero. Devo ammettere che aveva ragione. Per, come dire, aiutare, no? A sentire quanto è vera la cosa che sto dicendo, che la maggioranza delle persone che sono sulla terra sono brutte persone, o almeno confuse. Poi gli lascio la speranza di poter modificare, no? Perché c'è quella possibilità, però di fatto quello che fanno è mostruoso. A conferma di questa cosa qui, voglio citare, poi parlerò del VAC, un racconto che mi fece un mio amico attore, Danilo Conti, nel 1988. Mi raccontò questa cosa qui. Hanno fatto un esperimento in un paese europeo, non vorrei sbagliare, Svizzera, Germania, Francia, non ha importanza. Hanno fatto un esperimento. Hanno preso 10 esseri umani e li hanno messi, ognuno separatamente, uno alla volta, di fronte a dei comandi, che erano collegati a dei cavi elettrici oltre un vetro dove c'era un essere umano che era tutto quanto pinzato e doveva rispondere questo essere umano a 10 domande. Tutte le volte che lui sbagliava una risposta gli veniva data una scossa elettrica. C'era il primo livello, poi c'era il secondo livello, c'era il terzo, fino ad arrivare al 10° livello. Tutte le volte che il livello cresceva aumentava nella scossa che gli davano il dolore. Erano avvisati queste persone a quale veniva dato il compito di, se risponde male, dargli la scossa, che il 10° livello era la morte. Con il 10° livello tu gli avresti dato la morte. Morale, alla fine di questo esperimento, su diciamo 10 persone che le hanno messe a fare le domande e dare la risposta sbagliata di conseguenza, di 10 persone solo una persona si è rifiutata di schiacciare la punizione numero 10.
nonostante che la persona che era collegata ai fili, che ovviamente era tutto quanto finto, urlava, diceva no, non farti, prego, eccetera così, 9 persone su 10 hanno schiacciato quel pulsante. Questo nel 1988. Questa cosa mi ha fatto diventare la coscienza consapevole. Guarda che la maggioranza delle persone ne hanno per il cazzo della vita, del buon senso. È una minoranza, quella umanità che ha a cuore la vita propria e degli altri. E allora è su quella minoranza che io mi rivolgo, al quale io mi aggrego, no? E qui la VAC, per quello che riguarda il mondo politico, per quello che riguarda le scelte che umanamente noi possiamo fare, la VAC ha avuto, a mio avviso, una bellissima iniziativa di fare diventare pratica un'energia che può mettersi e contrattuare, no? Cioè contrattare con quei poteri che ci impongono la nostra vita, quanto dobbiamo prendere, sto parlando di Google, YouTube, tutte queste grandi situazioni, eccetera. E in più è una rete che permette di permettere ad ognuno di esprimere il proprio pensiero. Non bisogna allinearsi su un pensiero politico, perché non è una raccolta di pensiero politico, è una raccolta di persone che si vogliono mettere insieme e creare una voce che può venire fuori e dire no a chi in questo momento non ha fatto in modo che ci sia una voce che gli dica no e ci fa quel cazzo che vuole, perché noi non possiamo, non riusciamo a dire no. Secondo me la VAC è un seme in questo momento, però molto importante, che può veramente crescere. E io aderisco a questa VAC e lunedì farò il versamento del bonifico, cosa che avevo già iniziato, poi quando stavo per fare il bonifico mi si è annerito lo schermo, non riuscivo più, intanto mi fa quel difetto lì, e allora ho detto vabbè, non avevo finito l'iscrizione perché avevo sbagliato i link. Dopo loro mi scrissero dicendo hai sbagliato il link, devi rifare tutto quello. Io ho detto adesso non ho tempo perché il mio progetto è veramente molto importante, ho detto adesso lo rifarò, e il momento per farlo è venuto fuori, e adesso lunedì ufficialmente divento un socio attivo della VAC, che vuol dire Web Activity Community, una comunità di persone attive nel web. Ascoltando quello che ha detto Giulietto Chiesa, Benigni e altri relatori che mi voglio riascoltare, hanno detto le cose giuste. Lì c'è l'alimento giusto nel quale io, persona cosciente e consapevole, è in grado di offrire un sogno reale da opporre a questo modello di società che non sfama più il fabbisogno interiore ed esteriore delle persone da tanto tempo, e non si vede l'ora che finisca senza una tragedia, no? Senza una tragedia, la possibilità di reagire c'è, e io politicamente aderisco a questa cosa. Non sono certo che possa andare avanti e crescere per come io la sto vedendo, no? Può essere che finisca nel niente, come tutte le iniziative che nascono con buoni propositi, come la Lega tanti anni fa, come il Movimento 5 Stelle ultimamente, dove purtroppo io, nella mia consapevolezza, per come è messa la cosa adesso, vedo che la base è veramente in buona fede ed è entusiasta e dà alimento, perché è sempre in piazza, ma il vertice mi lascia molti dubbi di affidabilità. Io le redini della mia vita a quei vertici non gliele do. Non gliele do perché sento già che l'interesse del popolo non è più la priorità. Sento già che Trump fa esattamente il contrario di quello che aveva promesso per essere eletto, contro il volere del mainstream. Non lo attaccano più come lo attaccavano prima, perché sta facendo le cose che loro vogliono, ed è armi, fare armi, il Ministero della Guerra è un grandissimo lavoro. E io la VAC faccio una proposta fin da ora. Pensiamo a un ministero della pace, pensiamo a fare un ministero della pace,
che abbia potere esecutivo di mettere in atto le sue decisioni. Facciamo un Ministero della Pace, perché c'è per l'agricoltura, c'è per le armi e funziona molto bene. Se smettesse di funzionare ne avremmo tutti da guadagnare, perché si può essere prosperi e ricchi nel costruire strumenti, no, per noi, se la volontà di farlo è quella. E siccome la volontà di farlo non è quella, ma è la volontà mia, di ogni essere umano, che se riesce a liberarsi, cosa che io ho fatto e che sta succedendo a tantissima altra gente, si alza in piedi, si erge come un cazzo e sta bello attento e presente a non farsi fregare più, perché sei padrone della tua vita e hai la divinità dentro di te al quale appellarti, e fuori hai le possibilità che la società ci offre. Per cui questo VAC in Dio è dedicato al fatto che mi sono iscritto a questa web activity community, che spero di approfondire sempre di più e relazionare, scambiare informazioni e vedere che cosa si può fare per avere un'attenzione che rimanga accesa, perché ti accorgi che è il momento finale bello della vita è arrivato ed è ora. Ed è ora. Io sono contentissimo di tutta questa crisi meravigliosa che c'è in giro per il mondo, al quale adesso seguirà a breve, no? A breve il crollo del capitalismo. È nelle cose, è nella consapevolezza, è nel vedere gli elementi. Se io vedo venire avanti le nuvole nere con dei lampi e vengono verso di me, io con la mia consapevolezza so che pioverà di brutto, forse farà anche la grandine. Lo vedo, sono consapevole. E per cui questa crisi è meravigliosa, perché spazza via tutta la vecchia merda. Mi fa sorridere vedere molte persone che spererebbero di ritornare alla prigione degli anni 70, 80, no? A quel tipo di schiavitù, dove potevi comprarti le robe, le stronzate. Eravamo patetici, compravamo le Griff, i Versace, no? I Versace, Valentino, gli Armani. Esibire, perché non sapevi questa abbondanza come vivertela. Abbiamo dimostrato l'immaturità del benessere, abbiamo dimostrato che noi con il benessere vero non siamo mai stati in confidenza. Hanno preso quella sete di benessere sacrosanta che il creatore ha messo dentro l'essere umano, ha preso quella sete e gli hanno appiccicato un'immagine sopra diversa, e tu la segui ingenuamente, perché sei un bambino. Sono un bambino. Sono un bambino. Ma quando questo bambino comincia a capire, ha capito. E da quel momento in poi quella balla non gliela racconti più. Per cui il web hack in Dio. In Dio, perché la mia esperienza che porterò dentro la VAC è la mia esperienza di Dio reale, che non è una religione, non vuole essere una religione, non vuole essere una cosa spirituale, non vuole aggregare nessuno sotto una bandiera di pace. Ognuno la pace la trova dentro di sé e usa gli strumenti che più gli fanno comodo. Ognuno conosce i suoi, io conosco i miei e li apprezzo, e so che ognuno è in grado di trovare i propri strumenti giusti per trovare quella pace di cui si ha bisogno, no? Però diffondere il soggetto pace è la cosa più importante, perché c'è bisogno in questo mondo di pace, di pace. E la pace è una cosa che non può essere portata, non può e non potrà mai essere portata, perché è già qui, è già dentro di te in questo momento. Se tu non fossi vivo, se tu non fossi vivo, non saresti neanche in pace, perché la pace è la vita. Per cui non puoi dire che la pace deve arrivare, perché se sei vivo la pace è già con te. Il punto, il problema, la stranezza, la subdità è perché non ne ho percezione soddisfacente, perché non riesco a essere felice, a saltare di gioia leggera come quando ero un bambino, no? Che mi spostavo da punto A a punto B correndo, e in questa corsa andando e sentendo che correre era bello giocare, era bello esistere. Semplicemente così. Quell'essenza lì è ancora qui con me, con una consapevolezza in più. Per cui, ok, VAC, adesso io entrerò a conoscervi, sempre seguendo il mio lavoro, perché le cose si dovranno mischiare, e vado avanti.
In questa settimana che è passata ho preso contatto con Michele Proclamato e mercoledì mattina vado all'Aquila a fare questa conoscenza fisica con Michele Proclamato e scoprire che cosa succederà come comunicazione che potrà venire fuori. E ci pensavo oggi, dicevo, ecco il senso di Facebook, tutte queste cose virtuali, eccetera. Dov'è che trova l'esaltazione massima? Quando tu da quel virtuale incontri fisicamente una persona. E lì comincia la comunicazione vera, dove cominci a conoscere, non la conoscerai mai completamente perché già non conosco me, però la cosa è vera, è una vita vera, per cui anche il virtuale, se uno aveva pensato di fartelo vivere per segregarti, ha questo gioco fantastico della vita che ti si gira in un modo che invece ti fa conoscere, non tutti quanti, perché io non voglio conoscere tutti quanti, voglio conoscere solo le persone che mi attirano, che hanno qualche cosa che... che vuole andarci, che vuole conoscere. E con Michele Proclamato sono molto contento perché è la prima persona che conosco fisicamente di quelle che sto seguendo da un po' di tempo sul web. Un'altra con la quale ho già dei contatti è Massimo Marucchi, con il quale credo che succederà anche con lui un'intervista, ma anche se il contatto è iniziato prima che con Michele sta andando più veloce. E sono molto contento mercoledì di andare e conoscere e vedere che cosa succederà. Per il resto la settimana sta andando molto bene, sia per i progetti, con i suoi tempi giusti, eccetera, e soprattutto per la mia ancora maggiore entusiasmo, contentezza di fare il lavoro che sto facendo. A me, quando sento dire crisi, so che c'è la crisi, ma io sento che invece siamo in un momento di rigogliosità incredibile che ci inonderà tutti. Perché io so che cosa sta succedendo in questo mondo da 50 anni a questa parte e so chi è al timone di questa cosa qui e posso dire che abbiamo un futuro davanti che io veramente non posso neanche immaginarmi, però posso sentirlo, una sua soddisfazione. Finisco qui il live, vi saluto, ci sentiamo per il prossimo live settimanale raccontando quello che sarà successo. Ciao a tutti, un sospiro da di qua.